tutti c'è spiaggia, tutti c'è spiaggia, arrivano i pesquei. Tutti, tutti c'è spiaggia, tutti c'è spiaggia, arrivano i pesquei. Sguigia ere, ale sempre una magia, a pesciurtina sirena che cantando a te porta via, 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 ma l'argento di anciue tu te riporta su, forse donne cascette anche stavolta alle netta bene. Siamo molto contenti di essere qua. Molto contenti di avere con noi il maestro Giampaolo Belloni, conosciuto da tutti come Zeffirino, il quale già anni addietro aveva preparato per noi un capomagro. Ora, il discorso di quest'anno è leggermente diverso, poiché è partito proprio il 7 dicembre in collaborazione con l'Acquario di Genova, Lega Ambiente e altri soggetti. Un progetto che si intitola Fish Scale, ovvero pesce ritrovato o pesce dimenticato, per focalizzare l'attenzione di tutti noi consumatori riguardo quelle tipologie di pesce che non siamo più abituati magari a cucinare, ma che sono tipici delle nostre acque, dei nostri mari, e che quindi la non richiesta da parte di noi consumatori cosa costituisce? Il fatto che tante volte i pescatori debbano ributtare in mare questo pescato già morto, proprio perché poi il mercato non ne fa richiesta. Quindi sicuramente una nostra consapevolezza maggiore come consumatori porterebbe anche ad equilibrare il pescato in maniera tale che poi non si peschi solo una specie piuttosto che un'altra. Quindi abbiamo chiesto al maestro Zeffirino di seguire l'indicazione di utilizzare dei pesci poveri, tra virgolette, dei nostri mari per costruire un piatto che comunque è un po' considerato il piatto principale della tradizione genovese. D'altronde il capomagro nasce come piatto povero e poi vabbè, tutta delle decorazioni a seguire chiaramente sono stato un passaggio successivo. Quindi da qui in avanti sentirete spesso parlare di questo progetto del pesce ritrovato e volevamo proprio iniziare da stasera a parlarne. Prego maestro e lascio la parola. Grazie. Si parla naturalmente di capomagro. Capomagro è un piatto veramente eccezionale, un piatto che onora veramente la cucina genovese e ligure, ma non solo a livello nazionale, direi a livello internazionale, perché a me è stato richiesto di dare delle dimostrazioni come si prepara il capomagro, niente poco di meno, dai giapponesi, che loro per il pesce, per queste cose qua, sappiamo che non sono secondi a nessuno. Vengono proprio dal Giappone per vedere come si fa il capomagro, perciò penso che loro ci sanno dare veramente un grande valore a questo piatto. Ma ce lo sappiamo dare anche noi, perché è nato qua, naturalmente. È nato alla vigilia delle festività, diciamo proprio di Natale, come piatto di magro, perché capomagro, anche che se ne dica, tanti pensano allo scorpono, diciamo al cappone di mare, sì, che ci va anche il cappone di mare dentro, ma non è nato per il cappone, perché qui dentro ci va di tutto, parecchie varietà di pesci, crostacei, molluschi, tutte queste cose qua, e soprattutto verdure di stagione. È veramente un capolavoro della cucina genovese, perché poi con una buona salsa verde che abbraccia tutte queste varietà di pesci e di verdure, e poi tutto questo ben di Dio, di cui possono essere scampi, gamberi, che ben si voglia metterci anche astici o aragoste, direi che veramente è grandioso. Elencare tutti gli ingredienti e direi che un piatto ricco come questo non ce n'è tanti, perché cioè in una ricetta che va dentro tanti ingredienti penso che non ce ne sia, perché qui se andiamo a contare tutti gli ingredienti che c'è, siamo oltre i 30, ma alla grande. Per poter realizzare un buon capomagro occorre tenere presente le giuste proporzioni tra pesce e verdure e realizzare una buona salsa verde. Vediamo anzitutto gli elementi base del capomagro, partendo dal pesce. I pesci indispensabili sono palamita, pagello, gallinella,
cappone, leccia e mostella. Il piatto va decorato con alcuni crostacei, come ad esempio scampi, gamberi, ostriche, cozze, ai quali si può aggiungere del musciame di tonno e degli spiedini di pesce. Le verdure indispensabili sono fagiolini, cavolfiore, carote, patate, scorza nera o radice di chiavari, carciofi, funghi porcini freschi o sott'olio, barbabietola, cuore di sedano, sedano rapa, polpa di olive verdi. Pesce e verdure vanno amalgamate con una salsa verde. L'importante è l'equilibrio tra gli elementi, sia tra pesce e verdura, e sia tra gli elementi che andranno a comporre la salsa verde. Per una porzione a testa di 200 grammi si deve prevedere un 100 grammi di pesce e un 100 grammi di verdure. Quindi, se si prevede di realizzare un capon magro per 10 persone con porzioni da 200 grammi a testa, la salsa verde sarà così composta. Iniziare con una giusta quantità di olio extravergine di oliva. Aggiungere subito 20 g di pinoli e a seguire in quest'ordine: 2 spicchi di aglio, bucce e succo di 2 limoni, 3 mazzi di prezzemolo, 10 g di capperi, un cucchiaio di miele, 10 filetti di acciughe salate, aceto, sale, pepe, mollica di pane e polpa di olive verdi. Per ultimo, aggiungere 8 mazzi di basilico e 3 di prezzemolo. In cucina non devono mancare queste cose che vado a elencare. La stragunga pura giacarippa, o chi beve a beseffe per trippa. Alcuni consigli. La salsa deve essere liquida e quindi alla fine si può aggiungere ancora olio se fosse ancora troppo densa. Usare l'acqua di cottura delle verdure per cuocere anche i pesci. La cottura dei pesci e delle verdure deve essere croccante. Nel mettere insieme gli elementi, iniziare con la rapa e poi alternare sempre pesce e verdure, amalgamando sempre con la salsa verde. Finire con le decorazioni. In cucina non deve mancare queste cose che vado a elencare. La stragunga pura giacarippa, o chi beve a beseffe per trippa. L'artigiocco è un piatto che si mangia alla vigilia, è un piatto che veramente onora, non so, una festa, un grande evento come per esempio il Santo Natale. Ma adesso direi che si può fare anche tutto l'anno, io questo piatto me lo richiedono anche nell'arco dell'anno, perché è buono sia questa stagione, ma è buono anche nel periodo estivo come insalata, perché è un'insalata, ma un'insalata completa, è un piatto, diventa un piatto unico dove c'è dentro tutto. Uno mangia il capon magro, poi può evitare di mangiare altre cose, a parte che quando si mangia il capon magro non bisognerebbe mangiare solo il capon magro, magari uno stuzzichino, qualcosa così, perché è un piatto che ha bisogno di non essere accompagnato ad altri piatti. Uno lo deve gustare da solo, per sentire tutti i sapori, tutte queste cose, perché è veramente qualcosa di eccezionale, ecco, direi. Mi va di ripetermi, perché veramente io quando preparo sto piatto, io amo tutta la cucina in generale, pesce, carne, pasta, dolci, tutto quel che, però il capon magro qualcosa mi dà, quelle sensazioni, quelle cose, dei piatti antichi, quei piatti maestosi, belli, che ti danno gioia alla vista e al palato. Meglio di così non si può dire. Viva il capon magro! In cucina non deve mancare queste cose che vado a elencare. La stragunga pura giacarippa, o chi beve a beseffe per trippa. L'artigiocco caffè da maschina, e o sciarappo da torso in caraffa.
u la giungu muscia ma pateca, u se pipu sa fran dentro a giara, mar sa pan mi scimin e use min, da poi mette in sciapasta, in sciapasta ca che giota nu, scricchisi de bazan in limun e na cassa de legno pe giau menestrun, scricchisi de banan in limun e na cassa de legno pe giau menestrun. Non deve mancare queste cose che vado a elencare. La stragunga pura giacaruppa, u chi beve a beseffe pe a trippa, l'artichoco caffè ad maschina e o sciarappo da torso in caraffa. U la giungu muscia ma pateca, u se pipu sa fran dentro a giara, mar sa pan mi scimin e use min, da poi mette in sciapasta, in sciapasta ca che giota nu, scricchisi de bazan in limun e na cassa de legno pe giau menestrun.